Marcello, Marcello, eccoci qua. La Napoli-Verona stanno tornando in campo. Ti faccio una sorpresina, se riusciamo a stringere. Marcello Se n'è andato, l'hai abbandonato. fatta andare via. Mannaggia. Vabbè, dai, ci vediamo dopo. Simo. Vai. E non so se ti sta guardando, però se n'è andato È veramente, ecco, andato via. infatti. Vabbè, dai, grazie Simo, grazie, ciao, grazie del contributo. A dopo ci vediamo, certo. ciao Simone Barbato, che ritroviamo dopo. Partiamo da chi gioca in casa e quindi la curva nord interista con Michele Borrelli e Simone Barbato. Ciao ragazzi! Ciao Ciao ragazzi! Francesco, buon derby d'Italia a tutti. Vorrei aprire questa trasmissione con una piccola poesia che ho scritto proprio per il derby d'Italia. E siccome è un momento della mia vita a cui tengo particolarmente, un momento mio intimo, chiederei se è possibile 10 secondi di Silenzio. accorato silenzio. Anche da parte tua? Se sono 10. L'accorato è un po' più del silenzio normale, ma un po' meno del religioso silenzio. Comunque. Vabbè, insomma, stiamo zitti, va bene. Mi ricordo bambino, seduto con mio padre Adesso nel tempio incantato, sì, dai, me ne stavo raccolto bravo, a sì. supplicare il fato. Sosa, Scialimov e Sammer Mattia, 3-1 d'incanto nella mia nostalgia. Bravo, beh, comunque Sarà capitato anche a voi di avere l'Inter nel cuore, cantando una sola canzone, che fa nerazzurri alle, nerazzurri alle, risponde la nerazzurri alle. parte. Oh, è Sì. che beh, Questa qua, la giacca di scusami, Simone no, più che Barbato è altro per la questa, crescita. a parte il fatto che ha tre tagli in più della tua, ma vabbè, questi Ma è sono per la dettagli. crescita, è per la Però ha crescita. lo stemma sopra il cuore. Ma scusami, chi te la dà? Modello Cioè, Giuditta. dove l'hai Sì, ma sa di presa? No, Naftalina. ok, va bene. Scusa, ma le maniche non sono un po' troppo è lunghe? quello che ho detto Questa, anch'io, tre tagli in più c'ha sta ma giacca. la, Eh, co, spiego le perché ha maniche. tre, ti spiego perché ha tre tagli in più. Primo perché sei L'hai piccolino. rubata, l'hai Primo rubata. perché sono Come le ultime partite, l'hai 1,55 m. rubata come le ultime partite. No, primo Come perché sono alto 1,55 m. Secondo no? Vabbè, quello perché questa è mica. la divisa Quanto sei alto? 1,55 m. Ufficiale? Vabbè, Con sgabello però. Ma mica è un problema. Con Cioè, sgabello sei ma un'eccezione. Hai altre scusami, quella donne? divisa? Se non mi fanno Eh no, parlare. adesso vai. È la divisa Ufficiale. ufficiale, originale dell'Inter in borghese quando Mourinho l'anno Vince. del tripletto. Ho Vince capito, ma tutto. di chi è? Quando Cioè, Mourinho era del l'anno giocatore? dopo. No, era Sai che è diciamo era dello un'esposizione? staff. Ah, era dello staff, Posso però era sapere? uno che la portava ed Scusami. era più alto di Scusami, Fra. Sicuramente. Stavamo sindacando noi tre qua sull'esposizione chiara da liceo classico proprio. Quando Mourinho. Ma che la ripeti? Allora, era, questa è Quando. la divisa, Quando quando Mourinho nel tripletto. Quando Mourinho triplette sembra un Quando messaggio di quelli Mourinho fatti col col triplet. 19. No, Quando adesso Mourinho. Mourinho. Ma te è ancora Aspetta, giacca lì. lui le dice, il giochino è questo, lui le dice sparse, poi le dovete mettere in Ah, ordine. Beh, certo. Benvenuti signore e signori, luci a San Siro, la sfera magica si cala sul campo del Meazza. Siamo al 12° incursione solitaria di Vlahovic che va al tiro, parata di Sommer che non trattiene la nuca ignara di Locatelli, fa 1-0 per i bianconeri e Oppini ridili. Attenzione, passiamo al 35°. La Juve ti vedo male. Attenzione, Veronica di Mkhitaryan, la Juan Sebastian Veron che si beve tre giocatori. Ancora devono capire dov'è la palla non c'è, la palla non c'è, la palla c'è, la palla non c'è. C'è, ma quando l'hanno capito troppo tardi, una rasoiata dell'Armeno alla sinistra di Chesney fa 1-1. 61° ancora l'Inter che pressa come fosse un torchio di uve piemontesi. Tutta la squadra bianconera è schiacciata nella sua area e come un fulmine a squarciare la notte, un bolide di Thuram e 2-1 per i nerazzurri. 89° è quasi finita la partita, tutta la Juventus nella metà campo interista, ma Barella ruba palla dai piedi di Kostić, lancia per Lautaro che va in contropiede. Lautaro, Lautaro, Lautaro e il 3-1. E l'arbitro fischia la fine della partita. I nerazzurri vincono 3-1. Francesco, ti do la linea. Sono emozionato. Borrelli, ce l'abbiamo fatta. Svegliati È adesso, presto. Pensa se non dovesse è succedere, che figura di menta presto. fai? Ma Guarda, vedete il guarda, gol! Il gol di Thuram sull'assist di Pavard! Tutto francese, il gol! Ma sai che non l'ha gol toccata? dell'Inter! Gol! Gol di Sai che non l'ha toccata? Marcus! No. Dai. Ciala, lo sai perché?
Tu non segnavi mai, avevi intorno a te crudeli Tiziano, sai. Ora che sei con noi, la rete gonfierai. Idolo nero blu, a cancia l'anno blu. Ora che sei con noi, la rete gonfierai. Idolo nero blu, a cancia l'anno blu. Se proprio ce l'ha in possesso, attenzione. Che confusione sarà perché ti fiamo, è un'emozione che sale piano piano. Siamo tutti in piedi e il nostro capitano. Stammi vicino, in campo c'è Lautaro. Oh. Oppure l'altro finale. Che non si è visto. Qual è? La 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 la. Eh beh, è giusto che gli interisti festeggino questa vittoria, comunque comunque importante. Se ne va la capolista, se ne va la capolista, se ne va la capolista, se ne va e se ne va e Oppini resta là e Oppini resta là. Quando arriva la seconda sera fammi un fischio, e Oppini resta là e noi festeggiamo qua. Va bene, mentre voi continuate a festeggiare là in attesa delle parole di due allenatori, meno male che noi abbiamo Simone Barbato. Ecco, io per mettere fine a questa querelle, Gatti ha fatto bene, Gatti ha fatto male, colpa di Gatti, non è colpa di Gatti, volevo appunto mimarvi appunto la rovesciata di Pavard e l'incanto di Gatti che si è trovato davanti a quest'opera d'arte e non per colpa sua si è un attimo fermato a guardare questo gesto tecnico meraviglioso e la palla è andata in rete. Quindi io tolgo da tutte le colpe Gatti e vi faccio questa mimata. Questa cosa sarebbe? La rovesciata di Pavard. Ok. Molto, fa molto parola questo. sì. Che non era parola quello di Carletto. Esatto. Ma questo è lo stupore di Gatti? Non mi fai il colpo di petto però, vedi? Fammi e, dove, colpo di petto. E poi quando la prende di petto cosa succede? Dopo di questo è successo il gol. È per questo che io non do nessuna colpa a Gatti. È stato solamente un gesto meraviglioso di Pavard. Che non tocca il pallone. Va bene, questa è l'analisi, noi la prendiamo come tale. Posso? Chiedo il permesso di andare davanti al mio idolo. Chi è? Posso? Chi è? Posso? Tiziano? Vabbè, però poi se lui si alza... No, posso? Peggio di questo potrebbe esserci solo la chiosa di Simone Barbato. 10 secondi. Che confusione sarà perché ti fiamo. È un'emozione che sale piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. E chi non salta è un gabbo juventino. La 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 la. E con questo salutiamo la sponda nerazzurra. Ciao, ciao Pini, ciao Crudeli. Ciao Pini, ciao Crudeli. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Ezio Morina. Grazie Simone Barbato e Michele Borrelli. Buonanotte. Grazie ragazzi che lavorate in redazione, regia e in studio.